in questo numero del TG Ambiente. La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. Transizione ecologica, a che punto siamo? Danone, con Zero al Cubo, si prende cura dell'ambiente. Archiviare il DNA degli alberi per combattere il cambiamento climatico. La tutela dell'ambiente entra in Costituzione. L'Aula della Camera ha definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 e il 41. Il testo, alla seconda lettura, è passato a Montecitorio con una maggioranza schiacciante, 468 voti a favore, un contrario e 6 astenuti. La proposta di legge inserisce nella Carta la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi, tra le altre cose, in modo tale da recare danno alla salute e all'ambiente. Dal momento che il Senato aveva approvato il testo con la maggioranza dei 2/3 lo scorso 3 novembre, la legge entra subito in vigore e non è sottoponibile al referendum. Un passaggio assolutamente storico per le associazioni ambientaliste e numerosi esponenti politici che esultano per questa importante riforma, tanto richiesta quanto attesa, che traccia la strada da seguire, quella dello sviluppo sostenibile. La transizione ecologica è una necessità storica, è un passaggio industriale. Quanto tempo richiederà realmente? E sarà sostenibile per privati e aziende? Claudio Brachino, per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress, ha intervistato Stefano Laporta, presidente dell'ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. Il tema della transizione ecologica è un tema complesso. Intanto il termine transizione implica necessariamente un percorso, un processo temporale, quindi non possiamo pensare che sia una cosa che si risolva in poco tempo, soprattutto venendo dalla situazione di un modello di sviluppo che per anni si è basato su una economia cosiddetta lineare. Quindi l'approdo deve essere quello verso uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità significa mettere insieme tre dimensioni: la dimensione ambientale, che è quella ovviamente che mi riguarda più da vicino, ma anche la dimensione economica, che è quella a cui appunto si richiamava lei nella domanda, e poi c'è la dimensione sociale. Nel momento in cui tutte queste tre dimensioni non vengono messe insieme, si provocano quegli effetti che lei diceva prima, e quindi la bilancia si sposta ora dalla parte dell'energia, ora dalla parte dei consumi, ma il tema è quello di assicurare una transizione equa, una transizione giusta, e per poterlo fare c'è bisogno di tempo e quindi saper affrontare e anche risolvere alcune contraddizioni, che sono quelle di non poter accelerare troppo, ma allo stesso tempo di non poter anche perdere troppo tempo. Perché, e chiudo la risposta alla domanda che mi faceva prima, la transizione ecologica significa oggi garantire uno sviluppo del nostro paese e più in generale del pianeta che sia in grado di osservare i limiti naturali del pianeta che noi stiamo pericolosamente consumando. Se dovesse dare un voto allo stato dell'arte dell'Italia su questo tema che lei ha spiegato bene, su certe cose siamo... Sarebbe la sufficienza al nostro paese? Sì, direi di sì. Su certe cose siamo molto in avanti, dobbiamo però mantenere i fondamentali, poi magari ne parleremo dopo. La tutela dell'ambiente è un fondamentale. E l'Europa? Nel suo complesso? L'Europa è un soggetto complicato, anche perché alcune volte coincide con un soggetto politico, altre volte coincide con un soggetto geografico. Perché come soggetto geografico c'è anche il Regno Unito, che poi in realtà è fuori dall'Unione Europea. Diciamo l'Europa forse come soggetto geopolitico complessivo. No? E io aggiungo anche come soggetto tecnico, anche lì siamo su un voto sufficiente, però possiamo fare molto di più. La salute delle persone e quella del pianeta vanno nella stessa direzione. Più mangiamo sano, più aiutiamo il pianeta. È il principio ispiratore di Zero al Cubo, il progetto attraverso il quale Danone vuole raggiungere l'obiettivo di zero sprechi, zero plastiche e zero emissioni in natura. Una visione che mette al centro la salute delle persone e la salute del pianeta e promuove pratiche di consumo sempre più sane e sostenibili. Zero emissioni in natura, zero plastica e zero sprechi alimentari. Stiamo principalmente lavorando sull'area degli sprechi alimentari in collaborazione con i nostri partner del trade e con tutti i nostri consumatori. 2 anni fa Danone ha ottenuto anche la certificazione B Corp. Una B Corp è un'azienda che, mentre fa business, produce effetti positivi sull'ambiente, sul territorio e sulle persone. Il movimento B Corp comprende oltre 3.400 aziende in 71 paesi, più di 100 in Italia. Essere una B Corp significa dire che si esiste non solo per perseguire obiettivi economici, ma anche per perseguire obiettivi sociali.
A brevissimo tutti i nostri brand e quindi tutti i nostri pacchi avranno il certificato B Corp e quindi saranno facilmente riconoscibili da tutti i consumatori. Ad esempio il nostro brand Actimel vuole realmente far sì che ci sia una riconoscibilità su questo percorso B Corp anche per un impegno sociale molto importante. Noi in maniera attivista aiutiamo le vaccinazioni in Italia, non solo a parole ma anche coi fatti. Abbiamo una partnership molto importante con Hauser, in base alla quale accompagniamo ai centri di vaccinazione le persone più fragili, quindi principalmente quelle anziane, per problemi di mobilità o semplicemente perché sono soli e non riescono ad andare se non accompagnati. Oltre a questo stiamo aiutando le vaccinazioni dei bambini con materiale che potrà essere utilizzato dai bambini stessi per rendere il momento della vaccinazione un momento più piacevole. Quindi vogliamo veramente legare Actimel alla vaccinazione, aiutare questa campagna sociale fondamentale che in Italia sta avvenendo ormai da parecchi mesi, e quindi prendere una posizione concreta e reale e attivista a favore della vaccinazione. Dalla sequoia gigante di John Muir, di ben 130 anni, ad un cipresso calvo della Florida di 2000 anni, l'Archangel Ancient Tree Archive raccoglie il DNA di antichi alberi nelle foreste americane e lo clona, cercando di salvare il patrimonio genetico di questi secolari abitanti della Terra, piantandone poi le talee. Gli alberi antichi devono essere protetti per preservare la loro inestimabile diversità, affermano gli autori di un recente studio sull'importanza di preservare gli alberi antichi, che spiegano sono fondamentali per mantenere la capacità di adattamento delle foreste nel lungo termine. L'obiettivo dell'associazione è infatti quello di propagare le specie di alberi più importanti del mondo prima che scompaiano del tutto, creando degli archivi viventi con la genetica degli alberi secolari che saranno utili per le generazioni future. Il cambiamento climatico e la deforestazione stanno rendendo sempre più difficile la sopravvivenza di questi vecchi giganti della foresta. Stiamo proteggendo la loro genetica nelle nostre biblioteche viventi, spiega il cofondatore dell'associazione David Millark, perché darà alla scienza la potenzialità di sbloccare il potenziale dell'albero per le generazioni future.